convinti di essere un'alternativa concreta e credibile per il governo della città di Pesaro. Ad una manciata di giorni dalla vittoria elettorale ad Ancona di Daniele Silvetti, che ha portato il ribaltone nel colore dell'amministrazione del capoluogo dorico, tutti i consiglieri comunali pesaresi di centrodestra, sostenuti nell'occasione anche dal consigliere regionale Nicola Baiocchi, si sono riuniti in una conferenza volta a ribadire l'unità di intenti, la volontà di ascolto delle esigenze del territorio e la responsabilità verso tempi quanto mai maturi al cambio di governo in città dopo i due mandati di Matteo Ricci. Laddove il centrodestra si presenta unito, non solo è in grado di vincere, ma dà dimostrazione di saper governare. Io credo che il filo diretto che in questi anni si sta costruendo tra le città a guida centrodestra, le regioni a guida centrodestra e la nazione a guida centrodestra sia evidente finalmente anche nella nostra regione Marche. Guardate, non è scontato avere un Presidente del Consiglio che il giorno prima è in grado di parlare davanti ai leader mondiali e il giorno dopo si rimbocca le maniche tra gli alluvionati dell'Emilia Romagna. Bene, questo filo diretto, questo buon governo concreto, noi lo vogliamo portare anche nella città di Pesaro, una città in cui la sinistra per anni ha fatto una cosa soltanto, ha offeso noi, ha offeso il centrodestra, ci ha chiamati gli anti-Pesaro, ci ha chiamati le destre in maniera quasi volgare, cercando il disprezzo totale. Ebbene, tutto questo evidentemente non porta i suoi frutti, perché i cittadini hanno visto che è possibile cambiare passo. E sinceramente tanti pesaresi ci chiedono se saremo in grado di ripetere il risultato di Ancona, e io glielo assicuro, perché abbiamo una squadra che sta lavorando da tempo sui programmi e sulle problematiche della città, e pensiamo di poter dare delle risposte concrete alle esigenze di Pesaro. Beh, sentiamo un grande entusiasmo corrisposto ad un grande sentimento di responsabilità di costruire una proposta alternativa, capace e credibile per la città, capace di interpretare lo stesso sentimento di cambiamento e di discontinuità che si è registrato ad Ancona. Ci sono delle analogie legate al fatto che sono due città governate solo da un sindaco, dove è stato praticamente azzerato un contributo civico anche nei confronti di un governo cittadino. In questo stesso sentimento noi vogliamo essere capaci invece di ascoltare la città e di saper in qualche modo parlare a quelle forze del mondo civico, associativo, corporativo, delle varie associazioni, costruendo una proposta che abbia nella concretezza, nella credibilità il suo punto forte, perché in questi anni il vero fallimento della Giunta Ricci è stato quello di non aver portato a realtà le tante promesse fatte, dove tra realtà e promesse c'è una distanza davvero abissale.